Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Avevo promesso che avrei smesso di registrare di notte e infatti oggi è mattina. Ma prima di andare avanti con Days Gone vi devo mostrare una cosa. Sono nel rifugio qui a Lost Lake e guardate. Siete sempre voluti bene, sembravate fratello e sorella. Esatto ragazzi, vi faccio vedere che dentro questo capanno ho trovato dei collezionabili, delle cose che ci possono approfondire alcune parti della storia, tipo adesso, ma soprattutto guardate, ecco, l'unico ospite, foto di Boozer Sara trovata tra le cose di Boozer, guardate, è la foto del matrimonio di Sara. Boozer, grazie di essere venuto al nostro matrimonio, sei il fratellone che non ho mai avuto. E guardate che altra foto ho trovato, la mia splendida moglie, la foto della moglie di Boozer, Joani, trovata tra le cose di Boozer. Oh, Boozer, zitto zitto, mica male la moglie di Boozer, è la Joani di cui avevamo letto nelle scorse puntate. Non sappiamo com'è morta, immaginiamo... insomma, nell'incubo, comunque quando è scoppiata l'epidemia. Però comunque sono piccole cose, ragazzi, che ci vanno ad approfondire alcuni tratti dei personaggi. Detto questo, ragazzi, nell'ultima puntata sta succedendo veramente di tutto. Stiamo andando veramente spediti. Io devo andare però da Abby in infermeria, visto che sappiamo che il buon Boozer sta un po' ancora non tanto per la quale. E io non so parlare perché ovviamente già di notte no, ma di mattina immaginate. Sta una cosa strana. Hai un secondo? Come sta William? Non lo vedo da un po'. Key Boozer se la passa come chiunque altro sopravvive. Allora è messo meglio di molti altri. Già. Senti, dovresti tenerlo d'occhio. Che intendi? Beh, se perdi un braccio devi rinunciare al tuo stile di vita. Non era una gran vita, è di dubito che... Sei un suo amico. L'unico rimasto. Eh già ragazzi, siamo gli unici amici rimasti. Anche se pure prima eravamo gli unici amici, eh. Comunque che missione è? L'unico che gli è rimasto. Cioè vai lì, ci ha detto due cose, missione completata. Mamma mia, guarda, guarda quanto manca per salire di fiducia a sto maledetto campo. Raga, sto a fa di tutto in vostra assenza per farlo salire, mannaggia. Facendolo salire, ragazzi, non solo sblocchiamo delle cose fighissime per la moto, potenziamenti soprattutto, ma anche le armi, ho bisogno. Ma adesso ragazzi, abbiamo una missione che ho da lavorare. Diciamo che Boozer, io lo capisco ragazzi. Sopravvivrà almeno. Sì, sopravvivrà, però come ha detto Abby, cioè, deve cambiare lo stile di vita. Immaginate un motociclista, un vero duro, che, cioè, perde un braccio, io ve l'ho detto. È una vita, secondo voi, per una persona del genere, non avere un braccio è un grosso impedimento, no? Cioè, è completamente inutile. Già il fatto che noi l'abbiamo sempre nascosto a tutti gli altri, a Tucker. Ah, intanto mi teletrasporterei quasi quasi. Mamma mia, l'hanno messo proprio a lavorare con la zappa. Zappu. Guarda, guarda l'ovrello, ragazzi, con quel braccio. Come va? E come va? Me la sto spassando, non vedi? Apro il cancello. A dopo. Ma che cazzo era la demissione? che sta a fare? Sto a lavorare. Ah, vabbè, a dopo. Missione completata. Esperto di Furiosi è la nostra prossima missione storia. Va bene. Mo vai lì, sei esperto di Furiosi? Sì, missione completata. Scusate raga, è mattina, sto rincoglionito verso. Vabbè Boozer, io mi sarei attaccato tipo il rastrello al braccio. Diventa tipo, diventa almeno figo. Ehi, Eddie, ci sei? Ah, Eddie, no Abby, scusate. Dico, sì, dimmi. Sì, allora, non penso se la stia passando molto bene. Non so, devo dire che sono così. Sì. Quando è passato sembrava, non saprei, arrabbiato, depresso. Cerco comunque di tenerlo d'occhio per assicurarmi che non commetta qualche sciocchezza. Faccio il possibile, ok? Provaci, dico. Lui l'apprezzerebbe. Infermeria. Ok. Il punto migliore è questo. Non mi convince, Mike. Abbiamo già perso uomini lì. Abbiamo perso chi? Quando? Qualche settimana fa, Torres e Evans cercavano provviste, ti avevo detto che... No, maledizione, non l'hai fatta! Te l'ho detto! Siamo andati a cercarli, ma l'ingresso era crollato. Fuori c'erano le moto, ma il posto era invaso. Ricordi? Non so neanche se sono riusciti a entrare. Qual è il problema? Stiamo...
Stiamo studiando le carte, quelle di Sherman's Camp. C'era una miniera in fase di ampliamento. Quindi ci saranno accatastati degli esplosivi. Esatto. Ma Schizzo ha deciso di dirmi ora che ci abbiamo perso due uomini. E questo non l'ho mai detto, Mike. Ma senti, io... dammi la mappa, recupererò gli esplosivi e cercherò altri ragazzi. Che diavolo. Tutti fidi di lui, Mike. Ma io no. Dimmi, quanto paga adesso Tucker per una cassa di tritolo? Senti, datti una calmata, lui fa la sua parte. Oh, davvero? E che cosa fa? Oltre a infrangere la pace con i ripugnanti, evitare il lavoro, girare con ricchi tutto il giorno, che cosa fa? Eh? Tu invece che fai? Eh? Ti gratti mentre gli altri fanno tutto. Proteggo l'accampamento da predoni, ladri e randagi. D'accordo, ora smettetela. Piantatela! Ehi, non ti fidi? Allora lo accompagni. Ma ricordate questo tutti e due, ricordate. Apparteniamo tutti alla stessa comunità. Ok, mi sta bene. Domattina saliamo in moto e andiamo. Partiamo subito. Ora. Sì. Ora, nel pieno della notte. Certo. Sai, finché buio ci saranno meno furiosi nella miniera. Oh, sì, giusto. Visto che non vieni a lavorare, insegui gli elicotteri spia e ora sei un esperto di furiosi, vero? Serve un cazzo di esperto per sapere che i furiosi escono di notte. Scherzo. Ok, va bene. Adesso basta. Ok. Ok. Vuoi partire ora? Andiamo ora. Ma questa la tengo io. Cristo santo. Ehi, senti, ha avuto i suoi problemi, proprio come tutti quanti. Ma fa il suo dovere. Vado a dire a Torres Evans. Ragazzi, io di Schizzo non mi fido neanche un po'. Dick, voglio solo evitare che gli capiti un altro incidente in quella miniera. Cazzo, ma cosa ti aspetti da me? Sto ancora cercando di capirlo, ci vediamo quando ritornate. Non lo so, raga. Figlio di puttana. Mi sembra Iron Mike se sia un po'... Cioè, pensavo che Iron Mike dal nome, no? Mike di ferro, no? Fosse magari un tipo d'osso. Lo è, però mi pare un rammollito nei confronti di Schizzo. Dove andiamo? Cioè, come fai a essere cieco? Questo è un coglione. Sì. Ok, ti aspetto. Ok, non restare indietro. Gareggia con Schizzo. Ma se parte prima, che gareggio? Senti, qui è Lost Lake, passo. E Ricky che c'è? Sono passata a trovarti, ma ovviamente non c'eri. Sono in missione con Schizzo per Iron Mike, torniamo entro domani. Problemi? Ho bisogno di te per un viaggetto. Voglio riparare quel trasformatore. Insegui ancora il sogno della doccia calda? Qualcosa del genere. Noi torniamo in mattinata. A dopo, passo e chiudo. Ragazzi, ma non lo riesco a riprendere, anche se uso il nostro, guardate. Penso che sta gara la devo perdere, eh. Ecco, lo sto riprendendo forse adesso. Però se a me mi chiamano, è normale. Credevo di trovarti già qui. Ho avuto un contrattempo. Quindi sono quelle degli uomini di Mike? I miei uomini. Comunque sì. Torres e Evans. Non erano randagi, ma erano stati nell'incubo, li credevo pronti. A quanto pare ti sbagliavi. Sono già state saccheggiate. Maledetti sciacalli sono ovunque. Schizzo, perché non hai recuperato la loro roba quando sei venuto qui fuori a cercarli? Perché c'erano troppi furiosi, ecco perché. Come loro. Solo morti di più. Beh, capirai, sono larve. Questi ragazzi ci rimangiamo a colazione. Mike ha detto che gli esplosivi sono chiusi in casse blindate. Speriamo di trovare le copie delle chiavi dentro l'ufficio. Larve maledette. Dio, come odio quei mostri. Su questo siamo d'accordo. So già come usarti. Ehi, vieni qui. Ti do una mano a salire sul tetto. Sì, intanto ragazzi, finalmente, non so se ve l'ho mostrato, però mi sa di no perché sto facendo un po' di tagli. Anche perché so, con la voce a pezzi, devo tipo, c'ho la bottiglia vicino a me, bevo in continuazione. Oh, porca vacca, mi hai lanciato addosso una larva. Fermi tutti! Ok. Insomma ragazzi, ho finalmente portato, vedete, la fiducia è stata aumentata. Non so perché me l'ha mostrato adesso, ma
In teoria, già quando sono stato al campo, vedete, ho sbloccato delle armi nuove. Al posto della pistola mi porto questo fucile a pompazza che si chiama Moncherino. Che dovrebbe essere tipo un canne mozze, no? Appunto, Moncherino. Che poi parlando di Moncherini, pensando a Boozer, insomma, non fa più ridere. Vabbè, li ammazzo, ragazzi, me li levo perché mi danno fastidio. E pensare, questo dovrebbe essere... Anche questa è fatta. Stai bene? No, sì, cazzo. Grazie per la premura. Sarebbero dei bambini, no? Cioè, dei bambini trasformati in furiosi. Però mi chiedo, ragazzi, secondo voi questi bambini cresceranno prima o poi? Cioè, questa cosa non la so. Perché sto a pensare se i furiosi invecchiano? Cioè, prima o poi i furiosi moriranno. Cioè, hanno un ciclo vitale come gli esseri umani. Cioè, non credo si riproducano. O forse sì. Cioè, hanno i nidi, ma nei nidi vanno a dormire, credo. Scherzo! Problema risolto. Sì, fantastico, guarda in giro, vedi se trovi dei razzi. Aspetta, non avevi portato la torcia? Sì, ma le pile sono andate ormai. Diventano sempre più difficili da trovare, soprattutto quelle cariche. Razzi. Devo trovare dei razzi, eccoli. Schizzo, ho trovato una cassa di razzi. Sì, prova a forzare la porta, così posso entrare anch'io. Ma in realtà la volevo far prima, Schizzo, mannaggia. I razzi sono qui. Sì. Dammi le chiavi. Intendi queste chiavi? Sì, passamele. Ehi, ho un'idea. Facciamo che tu fai strada fino alle casse e io le apro. Qualcosa in contrario? Nessun problema. Ma non perderle. Mm, certo. Ok. Ma di stare attento. Questi due ragazzi non si fidano l'uno d'accordo. Dell'altro. Entriamo. E secondo me potrebbe essere un grande problema in questa missione, eh? Cioè, ti devi fidare. Quando devi affidare la tua vita a qualcuno, è sempre meglio che questo qualcuno è una persona fidata. E io a Schizzo, raga, uno che si chiama Schizzo, cioè, non gli affiderei manco, cioè, non lo so, le chiavi del bagno. Detto ciò, però, ragazzi, non credo di aver detto una stupidaggine per quanto riguarda la teoria dei furiosi. Mi è venuto in mente adesso. Visto, te l'avevo detto. Cioè adesso, quello che vi ho detto prima. Ma forse riusciamo a passare. Dammi una mano. Cioè del tipo, i furiosi si riproducono. Cioè perché se non si riproducono, allora basterebbe aspettare un tot che muoiono. Cioè perché a un certo punto muoiono, no? Dopo le vecchiaia. Spingi. Sto spingendo. Prova a fare leva su quella roccia. Oh, ok. Sì, così. A te sembra stabile? Più o meno. Oddio, però adesso sto pensando che se uno deve morire di vecchiaia, ma non sappiamo il ciclo vitale dei furiosi, però magari nell'arco di 50 anni sono morti tutti, però è morto pure il genere umano, voi mi direte. Ricorda, non usare la pistola. Non avevi detto che l'area è sicura? Non l'ho mai detto e non scherzo. Se apri il fuoco, rischi di attirare su di noi tutti i furiosi rimasti in zona. D'accordo, ho capito. Cristo. Vabbè ragazzi, tornando a noi, vi ricordo, siamo qui per cercare la dinamite, vogliamo sigillare le caverne per distruggere le orde, però sappiamo anche che nei tunnel i furiosi vanno a dormire, quindi, cioè, se facciamo troppo rumore potremmo essere sgamati, e quindi, cioè... La prima area d'espansione è vicina alla galleria principale. Dai, di qua. Ti seguo a ruota. Ti seguo a ruota, fa ridere, ragazzi, detto da un motociclista. Da qui non si passa. Guarda la mappa, c'è un altro tunnel. Condotto di aerazione? Qua. Secondo la mappa, qui hanno scavato un tunnel di collegamento. Ma forse era instabile e l'hanno richiuso. Dove? Di qua. Mio occhio! Cazzo! Stai bene? Nessun osso rotto. Cazzo, era un soffio. Già. Beh, ora non si torna più indietro. Forza, di qua. Cosa fai? Secondo te mi oriento con i razzi. Perché? Hai la mappa. Questo posto è un labirinto. Meglio segnare i tunnel che abbiamo già controllato. Un po' come Pollicino, ragazzi. La conoscete la storia di Pollicino? Quello che buttava le mollichette per segnare la strada. Poi come finisce che gli cancella la strada qualcuno che si mangia le molliche? Boh, mi ricordo. Madonna, raga, ste storie che ti raccontava la ragazzina proprio tabula rasa, no? Ehi, qui. Cosa? Sono i tuoi uomini.
Sì. Torres aveva sempre addosso lo stesso maledetto gilet. Come noi. A proposito del gilet, vedo di una cosa. E io gli ripetevo: non vestirti di arancione, ti farai ammazzare. Ma qui il colore non c'entra. Il suo amico ha perso un braccio, è morto e Torres l'ha mangiato per una settimana. Oh mio Dio. Sei mai arrivato a tanto? Ho superato molti limiti, ma questo no. Già, neanche io. Stai indietro. Non li lascio ai furiosi. Ho superato molti limiti, ma questo no. Capito, ragazzi? Questo si è ritrovato qui, bloccato, con l'amico morto e per sopravvivere... Devo cercare meglio. Cioè, si è mangiato l'amico. Per una settimana e poi è morto. Sì, eccoti qui. Come è morto, però? Vedete, ragazzi, questo gioco, oltre al... vabbè, gli zombie, sta cosa così, i mostri... cioè, in realtà è molto introspettivo dal punto di vista di che cosa succede alle persone quando si trovano in queste situazioni, vedete? Ah, penso si è sparato. Si è sparato, ci credo, che vuoi fa? Cioè, ragazzi, secondo me è più importante questo, piuttosto vai, spari, ammazzi, non ci frega niente. Noi ci frega quello che succede alle persone nell'incubo. Vieni, proviamo da qui. Ti seguo. È piuttosto stretto. Ce la fai? Io non passo le giornate a non fare nulla. Ah, sei simpatico. Andiamo. Ok, la prima area d'espansione deve essere qui dietro. Se hai letto bene la mappa. L'ho letta benissimo. Immagino. Niente, è vuota. Merda. Oh, mi spiace, non mi credevi. Certo, ti credevo. Andiamo. Forse l'hanno messo tutto insieme. Figli. Controlliamo l'altra. Di qua. Torniamo indietro. Forse ci siamo persi dei tunnel secondari. Schizzo, aspetta, aspetta, aspetta. C'è qualcosa che non quadra. Cosa? Di che parli? Noi non siamo arrivati da qui. Cioè? Vuoi dire che i razzi si sono spostati da soli? Già, forse mi sono confuso. Cioè, ragazzi, che mi stai dicendo? Che i razzi che ha posato... qualcuno ha spostato i razzi, no? Non c'è nessuno. No, aspetta un attimo, Cristo. Questo è il tunnel principale. Cosa? Questo è il tunnel principale. Non vedi i binari? Non c'erano quando siamo entrati. Impossibile. Merda, questi sono i miei razzi. Come hanno fatto a... vedi. Ok, qualcuno vuole fregarci. Forza, di qua. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Che cosa cacchio sta succedendo, ragazzi? Qualcuno sposta i razzi. Non credo che i furiosi abbiano il senno tale da poter fare sta cosa. O soppredoni. O ripugnanti. Che cazzo c'è qui? Vieni fuori. Fatti vedere. Cazzo, metti via quella cosa. Ma che stai dicendo? Sto dicendo che basta un colpo. Uno. Tutti i furiosi di questo cazzo di tunnel ci piomberanno addosso. Non avevi detto che di notte le gallerie sarebbero no, state... quello... Sì, ero! Mannaggia la guazza. Attento! Ma non posso sparare! Oh, cazzo! Porca troia, ha preso le chiavi! Merda! Lo dico io. Dove dai? Ha le chiavi, dobbiamo inseguire! Aspetta, torna qui! Cazzo, schizzo, sto scappando! Porca vacca, ragazzi, tutte le cose che doveva prendere, proprio le chiavi che ci servono. Maledetto. Fanculo, ma stracciato, non scappa. Guarda che cattivo è Deacon. Se ti voglio quelle chiavi. È inutile Deacon che glielo dici. Dovevi mettere le chiavi in tasca. Tu c'hai le chiavi in mano. Visto che stai pure da solo da tanto tempo. Chiavi in mano, sei abituato. Le battute di. Ma porca beva. Oh, ma che cavolo. Sta larva maledetta. C'è pure lo zainetto della scuola. Scusa, fra. Tieni il colpo di grazia. Dick, Dick, Van Dick. Ragazzi, mo adesso qua perlaccia, eh. Qua è una grande perla. Vi ricordate Dick, Dick, Van Dick? Altri rottami. Cose, altri livelli, proprio. Altri livelli. Vabbè, chi è che sta a sparare? Ma questo è un idiota. Cazzo, scherzo. Gli abbiamo detto non sparare. Guarda che cazzo sta facendo quest'uomo.
Ah no, un furioso. Vuole tirare qui tutti i furiosi della miniera. Ma è chiaro, lì c'è. Perché non metti un cartello luminoso con scritto uccidetemi? Magari. Guarda che sta facendo. Schizzo. Sei proprio uno schizzo proprio, eh. Io, ragazzi, c'ho sto bastone troppo forte. Ah, vedi, posso pure ricostruire, eh? Me l'avete lasciato apposta. No. No, riprendilo. Ok. Non sparare, ma la smetti. Chi è il bastone? Oh, mi sta dando fastidio. Vabbè. Facciamolo fuori, ragazzi. Dall'altro vi dico questa cosa qui. Mi sono fatto un foglio dove mi sono scritto degli argomenti da poter approfondire nelle puntate. Poi muovo adesso. Infatti. Vaffanculo. Ma vaffanculo tu stupido. Mo vabbè, capita ragazzi che è mattina, però già. Però pensavo che sarebbe stato più semplice registrare una serie durante le feste, no? Infatti mo domani penso. No, domani è primo maggio, la festa dei lavoratori. Io comunque ragazzi ve lo metto lo stesso le puntate, pure se magari ve ne andate per prati, eccetera, eccetera. Ma sicuramente andrete per prati. Domani c'è proprio il sole che spacca il culo all'Uccelletti. Sapete perché? Perché Caicedo ha fatto due gol. Cioè, raga, Caicedo che fa due gol non è possibile. Solitamente si dice, no? Quando succede una cosa incredibile, da noi si dice, mo piove, no? Faccio una cosa impossibile. Domani piove. Fa Caicedo due gol, domani c'è il sole, chiaramente, è il contrario. Vabbè, però io ve le metto lo stesso, quindi ragazzi, per chi sta a casa o per chi non va, potete stare tranquilli. Detto ciò però, che volevo dire, mi sono perso. Pensi che i tunnel dovevano essere vuoti. Ti ho detto che sarebbe successo se avessi sparato. Che avrei dovuto fare? Lanciare dei sassi? Ho dovuto solo starmi a sentire, cazzo, la prossima volta. Usa questa. Bravo. Invece di infilartela. Sì, non c'è di che. Per cosa? Per averti salvato il culo. Se non fossi scappato, non avrei avuto bisogno di te. Sei pronto a finire questa cosa? Sì, sono pronto. Vieni. Dick, io gli darei un bel calcione lì nel sedere. Eddie dice che volevano bruciargli i tatuaggi. Sono stati ripugnanti, vero? Arriva il punto, schizzo. Ho parlato con un randagio, si è sparsa la voce. I ripugnanti stanno cercando due membri dei Mongrel. Ne sai qualcosa? Come vedi, ho ancora addosso la giacca. Non ci siamo nascosti, schizzo. Se Carlos vuole Boozer, non avrà problemi a trovarlo. Ma per arrivare a lui, dovrà passare sul mio cadavere. Sì, che poi ragazzi, il motivo non lo sappiamo, perché in realtà noi abbiamo ammazzato una marea di ripugnanti, cioè non credo che sia quello il motivo. Anche loro ci attaccano a vista, quindi ci stanno cercando già da prima. Che avevi fatto? Prima di rompere la tregua, intendo. Prima di... Sai cosa? Non lo so e non mi interessa. Avevo già ammazzato qualche stronzo ripugnante, puoi scommetterci le palle. Ma dopo lo scherzo che hanno combinato a Boozer, quegli schizzati sono già morti. Già, ma Carlos è il più matto di tutti, fratello. Non ti conviene finire sulla sua lista nera. Sei sordo, non mi interessa e non sono tuo fratello. Ricordi cosa ho detto ad Iron Mike? Carlos può anche fottersi. Volevo solo avvisarti. Ormai sei uno di noi, giusto? Sì, ok. Ma non preoccuparti per me, Boozer. Sappiamo badare a noi stessi. Guarda Boozer. Dingo. A vedere. Grandioso. Almeno il vecchio sarà contento. Cazzo, pesa. Vorresti dire? Sai com'è fatto il vecchio? Quanto mi... Ci sono. Grazie. Lui pensa che la tregua con i ripugnanti ci proteggerà. La verità è che a loro non frega un cazzo degli accordi. L'unico motivo per cui non sono calati in massa è che sono occupati a nord a colpire Copland, a Hot Springs. Sì, lo so, ci sono stato. Quindi sai di cosa sto parlando? Che i ripugnanti arriveranno. E Iron Mike, lui non farà niente. Lascerà che quegli indemoniati rasati a zero ci travolgano come una marea rossa. Schizzo, non puoi saperlo. Dici? Oh.
Ragazzi, io credo che l'intento di Schizzo sia quello di metterci dei dubbi, soprattutto su Iron Mike. Gesù, almeno questo sono è quello che mi è passato. Felice di vedere il sole. Merda, sono d'accordo con te. Oggi c'è la seconda volta. Cazzo, fermati un attimo. C'è qualcuno lì. Ehi, una moto. È entrato qualcuno. Ehi, oh, sei nascosto? Siamo. Te la stai facendo sotto? Sì, credo. Sì, proviamoci. Pezzi di fango i predoni. Cioè, i predoni sono i peggio di tutti. Io i ripugnanti li arrivo pure a capire, sono matti. Ok, dividiamoci. Proviamo a circondarli. Ricevuto. Posso utilizzare il mio nuovo fucile, però. No, non preoccuparti. Tranquillo, amico, non vogliamo farti niente. È solo un malinteso, davvero. Anzi, vogliamo chiederti di entrare nel gruppo. Ci farebbe comodo una mano. Che ne dici? Sì, sì, aspetta, che metto il silenziatore. Complimenti, randaggio. Hai tutte le carte in regola per sopravvivere in questo schifo. Ora perché non abbassi le armi e vieni fuori a fare due chiacchiere? Forse potremmo trovare un accordo. Tutto ok, randaggio? Hai fatto innervosire i miei amici, ma se vieni fuori senza tirarla per le lunghe, posso mettere una buona parola per te. Che ne dici? Non essere timido, voglio solo parlare. Ah, non vuoi che sia timido? Nessun problema, ragazzi. Può avanzare. Arriva alla grande, senza pietà. Ah, scusa. Porco due. Che volessi solo parlare. Ma il discorso è chiuso. Ma perché io sto col silenziatore, quello con la pistola a scacciacani, porca miseria. Sì, prendilo, avanti. Certo lo prendo, avanti e dietro. Non io, ovviamente. Corri, corri, tanto ti. E fuori tutti, e fuori tutti, basta. E tanto Schizzo non ha fatto niente, a parte farsi scioccare. Già. Ok, ora pensiamo a quella cazzata di dinamite. Che poi, ragazzi, vi dico una verità. Attellare le moto, sicuro. Passavano da lì, hanno visto le nostre e si sono fiondati su un bottino facile. Ma non è stato facile come speravano. Sai, devo ammetterlo. Siamo proprio una bella squadra, noi due. Non ammetterlo. Bravo, Dick, diglielo. Ehi, volevo dirti una cosa. Quando tu e Boozer siete tornati al campo e Iron Mike vi ha riaccolti a braccia aperte, cazzo, ho pensato che il vecchio fosse rimbambito. Una mamma. Qual è il punto, Schizzo? Il punto è che io e te la pensiamo uguale. Ora mi è chiaro. Anche tu, come me, sai che se Iron Mike non si sveglia, il campo non resiste sei mesi. Ok, aspetta ancora il punto. Senti, so di averti rotto le palle. Lo sappiamo entrambi. Ma molti hanno visto cosa hai fatto per il tuo amico e il lavoro per l'accampamento. I tempi cambiano, fratello. Quando Iron Mike andrà in pensione, diciamo, io e te potremmo gestire la comunità insieme. Io e te. Che serpe maledetta. Il capo dell'accampamento. Che serpe. È davvero di questo che volevi parlare? Ehi, che cazzo, ascoltami. Stammi a sentire un secondo. Ho molti amici all'interno del consiglio e sono d'accordo. Molti pensano che il vecchio debba mostrare. No, stronzate, Ricky non approverebbe mai una cosa ma così. Ma lei è tenera rotto il vecchio, tu lo sai. Infatti si sbaglia. E non è la prima volta. Allora io non sbaglierò. Senti, tutti lottiamo per sopravvivere, Schizzo, e lo capisco. Ma ricordi che ti ho detto che non supero certi limiti. Pugnalare un amico alle spalle è uno di questi. Meglio un vecchio di merda che tutto l'accampamento. Dovresti pensarci. Ragazzi, stavo quasi rivalutando Schizzo. Ma dopo questa, ragazzi, male, male. Cioè, è chiara la sua intenzione. Vuol far fuori Iron Mike perché pensa. Ma lo penso anch'io, sostanzialmente, che il suo buonismo, il suo essere dell'idea che può trattare con i ripugnanti, sicuramente si ritorcerà contro. Sono sicuro di questo. Secondo me noi dobbiamo andargli a prendere sti ripugnanti. Però, ragazzi, no così. Cioè, Iron Mike crede in lui, cioè, gli ha sempre dato fiducia e tu non puoi... No, 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 mannaggia la miseria! E mi è piaciuto che Dico non l'ha smerdato. Come fa Iron Mike a fidarsi di quel
di quel coglione. L'ho persino nominato capo della sicurezza. Infatti è questo, ragazzi. Ma come si fa? Come si fa? Mi fate sapere voi che ne pensate, Schizzo, ragazzi. È un buon personaggio come l'hanno delineato, però... Lost Lake, rispondete. Deacon St. John ad Iron Mike. Dick, come va? Avete trovato gli esplosivi? Sì, Mike. È tutto a posto. Schizzo sta tornando con il carico. Ascolta, Mike. Devo dirti una cosa. Ok, perfetto. Ma non possiamo usarli finché non troviamo della miccia, lo sai, vero? Provo a dare un'occhiata ai nostri documenti. Mike, ascoltami. Schizzo è... Dio, che è successo? Avete provato a scannarvi un'altra volta? No, ma vuole prendere il comando del campo, Mike, me l'ha detto lui. Ah, come se non lo sapessi. E se ricordi, ne abbiamo già discusso. Schizzo pensa che le mie idee pacifiste ci faranno ammazzare tutti, ne parla spesso. Mike! Dick, te l'ho detto, Schizzo ha i suoi problemi, ma... Ah, che non ne ha a questo mondo? Grazie per l'interessamento, ma posso gestire la situazione da solo. Passo e chiudo. Ah, Gesù. D'accordo, fa di testa tua, Mike. Come sempre. Sì, vedi, lui non è preoccupato. Cioè, dice, sì, vabbè. Mike, ma guarda che... Da Mike a Mike, fidate. Guarda che è pericolosa sta cosa. Ecco dei predoni. Io salverei quello, ragazzi, così mi alzo un attimo la reputazione del campo. No, l'ha buttato giù! LOL, gli è cascato addosso e l'ha buttato giù. No, non ci posso credere, Mike. Non ci posso credere, Mike. Guardalo. Guardali.